Il nostro viaggio in Molise è arrivato oggi ad Ururi per la tradizione degli altari di San Giuseppe. Questo è uno dei tre altari che sono stati allestiti qui ad Ururi, un altare animato, per scoprire questa tradizione che riaccende la speranza in un momento difficile dopo la pandemia. Restate con noi. Sindaco Laura Greco, siamo ad Ururi, una tradizione, una delle tante tradizioni di questo paese, gli altari di San Giuseppe. Siamo addirittura qui con un altare animato. Sì, una tradizione che abbiamo ripreso quest'anno finalmente dopo 2 anni di chiusura a causa Covid e che ci riempie veramente il cuore di gioia, perché per noi poi segna l'inizio di quelli che saranno anche gli eventi futuri che poi culmineranno con la nostra festa patronale che è la Corsa dei Carri. E quest'anno ci sono ben 3 altari, vuol dire che la gente ha veramente voglia di fare, ha veramente voglia di tornare a far rivivere la comunità, perché poi sono stati davvero 2 anni per un comune piccolo come il mio profonda solitudine. Eravamo tutti quanti chiusi in casa, quindi tornare ad allestire di nuovo gli altari di San Giuseppe e quest'anno ben 3 altari per noi significato tornare a vivere. E ringrazio veramente di cuore tutte le associazioni che hanno permesso tutto questo, che hanno permesso la realizzazione di questi altari, veramente dal profondo del cuore, perché poi senza di loro, senza i nostri cittadini, non è difficile realizzare, ci vuole l'aiuto di tutti, ci vuole il contributo di tutti, ci vuole collaborazione per far tornare poi a vivere una comunità. Rivivere le tradizioni significa in questo momento anche riaccendere la speranza. Diceva lei, Sindaco, ci si avvicina a quella che poi è la festa patronale per Ururi e la Corsa dei Carri. La Corsa dei Carri che è la nostra vera identità e una tradizione secolare che noi portiamo avanti da sempre e veramente ci stiamo preparando in questo periodo, sono diversi mesi che procediamo con tutti i preparativi, con tutti gli adempimenti e siamo, posso dirlo adesso veramente con certezza, che siamo a buon punto, quindi manca un mese all'alba del 3 maggio, poco più di un mese, e siamo davvero davvero felici perché credo che quest'anno sia veramente l'anno della rinascita e della ripartenza. Siamo con Antonio Salvatore, che è San Giuseppe, in questo raffigura proprio San Giuseppe animato. È una tradizione importante per Ururi. Sì, è una tradizione importantissima perché questa rappresentanza rappresenta la famiglia. E tu hai una famiglia? Sì, una famiglia, secondo me rappresenta, oltre alla mia famiglia, tutta la comunità. È il valore più importante? È il valore più importante che Giuseppe dà alla famiglia. Simbolo. Il simbolo di San Giuseppe rappresenta la famiglia. Quindi oggi è un'emozione. Oh, moltissimo. Siamo con Giusi, che è qui nell'altare animato che del caffè letterario raffigura e rappresenta la Madonna. Quanto è emozionante per te oggi? Sì, è stato bellissimo. Quando le nostre radici mi hanno chiesto di fare la Madonna, Mi è scoppiato il cuore perché è una figura troppo importante, quindi la famiglia, il legame, poi fare questo altare
animato e è stato davvero emozionante. Ecco, la famiglia è il punto centrale. La famiglia, ecco, è tutto quello che conta, è il cuore, il posto dove penso tutti poi si sentono protetti e bene, ecco. Siamo con Emiliano Plescia, vice sindaco di Ururi. Torna la tradizione di San Giuseppe in questo paese, una tradizione molto sentita. È una tradizione importante per noi perché specialmente dopo 2 anni di pandemia è assolutamente importantissimo ripartire, ricostituire la comunità e farlo con iniziative che aggregative. Iniziative che poi hanno una loro storicità ed è appunto per questo il nostro compito oggi è riuscire a ricostituire un tessuto sociale, ma soprattutto a mettere insieme le persone dopo appunto 2 anni di pandemia che ha sgretolato un po' il tessuto sociale. In questi piccoli paesi tradizioni come questa che poi si fondano in modo particolare sul ruolo, ecco, di San Giuseppe, che è un po' il simbolo della famiglia, la famiglia semplice, la famiglia che costituisce poi il valore importante di una comunità. Sì, c'è una sacralità notevole, una sacralità che si ripercuote anche nel quotidiano. Si riparte dalla famiglia in ogni ambito, la famiglia è il centro del mondo e anche qui l'altare in onore di San Giuseppe, ma anche della Sacra Famiglia, simboleggia un po' l'origine di tutto. È nella famiglia che si cerca rifugio, è nella famiglia che noi ritorniamo ed è lì che poi è da lì dove ripartiamo verso nuovi orizzonti. Siamo con Mario Di Pietro, un altare fatto in casa che ha una tradizione importante da tanti anni. Sì, salve. Questo altare qui è praticamente è iniziato nell'anno 19, praticamente dopo una grazia ricevuta da San Giuseppe ho voluto portare avanti questa tradizione di San Giuseppe. Chi ti aiuta in questo? La mia famiglia, gli amici, o mia moglie che mi dà una mano, degli amici abbastanza attivi che ci danno una mano, perché comunque è un lavoro abbastanza importante, abbastanza, diciamo, dove ci vuole tempo e comunque porta tempo. Ma è un altare che resta qui tutto l'anno, giusto? Diciamo di sì, è un altare che ho perennemente, nel senso che ovviamente non allestito in questa maniera, però comunque tutto l'anno sempre. Vedevo la statua di San Giuseppe, parlavamo prima proprio di questo, è una statua che ha tanti anni. Sì, una statua praticamente degli anni 50, una statua che viene da una casa canonica, restaurata nel 2019 e attualmente, come potete vedere, qui presente a casa mia. E tanti attrezzi anche intorno a questo altare. Abbastanza attrezzi, ci sono, come potete vedere, degli attrezzi antichi, questi praticamente facevano parte delle attrezzature del nonno di mia moglie che faceva il falegname tempo fa e insomma sono stati recuperati in falegnameria e appunto messi a disposizione per l'altare. Ovviamente anche la gente del vicinato partecipa in un qualche modo o viene qui a visitarlo? Sì, certo, il vicinato comunque, diciamo, ha una partecipazione abbastanza attiva, vengono a visitare l'altare, diciamo, la mattina di solito di San Giuseppe si usa a fare qui la pasta con la mollica e viene distribuita a chi, insomma, a chi viene a fare visita.